Parlare dei diritti dei lavoratori al tempo dell'intelligenza artificiale è un'ulteriore sfida per i sindacati. Non si sottrae la Confial, che ha scelto di celebrare il 1° maggio in Molise. I delegati provenienti da tutta Italia, con in testa il segretario Benedetto Di Jacopo, si sono ritrovati a Venafro per confrontarsi sui temi relativi a nuove opportunità di lavoro, formazione e condizioni dignitose di lavoro, facce diverse queste della stessa medaglia. Il Molise ha caratteristiche importanti, pur essendo una regione di piccole dimensioni, ha elementi propulsivi nell'agricoltura, nel sistema manifatturiero, nel sistema dell'accoglienza, ha un turismo ecosostenibile, quindi ha condizioni che, se sviluppate insieme ad un sistema infrastrutturale importante, può avere veramente un colpo d'ala e può dare occasioni nuove di lavoro. La Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori è un sindacato di nuova generazione, nato nel 2013. È impegnato sul fronte dei diritti di lavoratori, disoccupati, studenti, casalinghe e pensionati. Siamo liberi da appartenenze e condizionamenti politico-ideologici, rimarcano dal Nazionale. Invitiamo i lavoratori dell'area manifatturiera, dell'agricoltura, di tutti i settori a rivolgersi alle sedi di Confial, che sono a Venafro, che sono a Isernia, che sono in tanti posti, e chiedere di essere tutelati. Noi vogliamo essere con loro apostolo, agitatori e zorro. Noi li difenderemo.